il pollaio dell'Ippoasi. Le galline sono gli unici animali insieme al coniglio che vivono in uno spazio completamente recintato perché appunto per la loro incolumità, perché chiaramente sennò verrebbero predate dagli animali selvatici, da volpe, faine e dai cani che qua abbondano. Queste galline hanno tutte provenienze varie, vengono o da laboratori o da allevamenti abusivi, da sequestri oppure da vendite di terreni in cui c'erano sopra le galline e quindi non avevano più una casa dove andare. Il pollaio è già abbastanza ampio, ma verrà poi ingrandito con un ulteriore pezzo quando i cani andranno via e noi potremo riutilizzare la rete. Perché non ci metti quello che va? Che è stata utilizzata per fare il recinto per sgambare i cani. Le galline appunto vivono durante il giorno libere sul prato, hanno anche un piccolo boschetto dove ripararsi dal sole, e durante la notte vengono ricoverate dentro dei pollai chiusi proprio perché altrimenti le faine di notte verrebbero a predarle. E Pietro ci fa vedere se nel pollaio ci sono delle uova. Queste galline, chiaramente essendo tutte vaiole, continuano a produrre uova, chiaramente con un ritmo naturale, quindi ci sono momenti che le fanno e momenti no, e queste uova noi si danno ai maiali, si sono date ai cagnolini e ogni tanto le mangiano anche Pietro e Viola.